Ci troviamo a Canicattì all'interno della pasticceria Amico, con noi Andrea Amico. Parliamo del caro energia, una pasticceria che ovviamente tiene accesi i forni e i frigoriferi dalla mattina alla sera. Sì. Sta subendo questi rincari? Sì, diciamo che abbiamo notato sin da subito, dopo l'inizio della pandemia, il caro energia. Le bollette sono aumentate di tanto, è molto difficile andare avanti, però diciamo che ci arrangiamo per ora. Vi arrangiate perché le vostre delizie sono conosciute ovunque, perché comunque il caro energia sta mettendo in crisi le attività, però le attività come quelle della pasticceria Amico vanno avanti perché offrono dei prodotti eccellenti. Adesso si avvicina il carnevale, parliamo delle chiacchiere, dolce tipico, come le realizzate? Allora, le chiacchiere ovviamente sono produzione artigianale, viene realizzato un impasto a base di farina, uova, strutto e alcol. Inoltre vediamo anche la vetrina allestita per San Valentino, abbiamo anche quest'altra occasione. Sì, manca poco a San Valentino, però già siamo in preparazione. Quindi lei dice, noi siamo un'attività che non ci arrendiamo, andiamo avanti. Andiamo avanti. Abbiamo aumentato poco i prezzi, però diciamo una scelta giusta secondo noi. Certo, i prezzi aumentano perché aumentano, oltre all'energia, le bollette sono salate, aumentano le materie prime. Sì, abbiamo notato un forte aumento delle materie prime, forse più del caro energia addirittura. E cosa è aumentato di più? Soprattutto lo strutto, l'olio per friggere, farina, zucchero, la qualsiasi è aumentato, il latte, la panna, sta diventando un problema diciamo. E questo è importante dirlo, perché chi viene ad acquistare i dolci o una torta e dice perché sono aumentati i prezzi, il vero problema è questo, il caro materie prime che si aggiunge appunto al caro energie. Quanti dipendenti ci sono qui? È un'azienda familiare? No, noi per fortuna siamo in famiglia, quindi non abbiamo dipendenti. Anche per questo forse andiamo avanti, perché con i dipendenti in questo periodo non so se potevamo andare avanti ancora. Ma per quanto riguarda le bollette, rispetto a prima, sono raddoppiate, triplicate oppure no? Triplicate, se non di più. Tra l'altro dal 5 febbraio si prevedono nuovi aumenti. Sì, vedremo come fare. Quindi nel frattempo possiamo gustare, ritorniamo alle chiacchiere, e possiamo notare anche le mascherine di carnevale. Sì, sono delle mascherine di pasta frolla con glassate vari tipi di cioccolato. Però il nostro pezzo forte, diciamo, sono le chiacchiere artigianali, fatte col miele o senza. Ma dimmi una cosa, la gente, nonostante sono diminuiti i consumi, perché soldi ce n'è pochi in giro, ai dolci ci rinuncia oppure no? No, non ci rinuncia, però diminuisce le quantità. Se prima comprava un chilo, ora comprano 300 grammi, 400 grammi. E perché se la vita non viene allietata pure dal dolce, che si fa? Sì. E allora vi aspettiamo alla pasticceria Amico per gustare le splendide chiacchiere di carnevale, e non solo, perché anche le torte realizzate da loro sono favolose.